È una partita importante per noi perché veniamo da una sconfitta e per noi è una grande opportunità domani per rifarci sia della prestazione che del mancato risultato. Quindi per noi è una partita importante, come hai detto tu, al di là della classifica. La squadra si è preparata bene, con maggior rabbia, anche se sono onesto, prima di Catanzaro la squadra stava bene, aveva preparato la partita nel migliore dei modi e poi abbiamo incontrato onestamente un avversario molto forte. La squadra sta bene, ha preparato la partita con rabbia come doveva prepararla e è pronta e cercheremo di cogliere questa opportunità che per noi è una grande opportunità. Più giocatori abbiamo a disposizione, più si alza la competizione all'interno della squadra e più abbiamo giocatori importanti e meglio è. Francesco è ritornato da pochi giorni, quindi non so se valutarlo dall'inizio o meno. Adesso vediamo domani. Qual è l'eredità di Catanzaro? Ecco. È una buona eredità, un'ottima eredità, perché paradossalmente la sconfitta ti insegna molto di più che se fai un pareggio e non rimani, no, toccato dalla sconfitta. E quindi ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato che se siamo compatti, organizzati. Perché a Catanzaro è mancata un po' di organizzazione nella fase di non possesso e quando incontri squadre così forti, se non sei al massimo organizzato, è normale che viene fuori la bravura dell'avversario. Quindi ci ha insegnato che noi, per competere al massimo del nostro livello, dobbiamo essere organizzati e dobbiamo mettere in campo quell'intensità che fino ad oggi ci ha contraddistinto. È un avversario forte, di notevole caratura tecnica. Giocano con un modulo complesso se non si è organizzato, se è il 3-5-2. Potrebbero cambiare modulo, domani vediamo, cercheremo di adattarci. La loro fase più importante è la fase di possesso, perché attaccano con molti uomini, inevitabilmente però lasceranno spazi, perché è una squadra che perde equilibrio. Sono molto bravi nelle palle inattive, cercheremo di fare molta attenzione lì. E detto questo, è una partita difficile perché incontriamo un avversario forte. Al pari col Catanzaro, al pari con altre squadre. Ma questo non significa niente. Se noi avremo fatto tesoro di quello che è successo a Catanzaro e saremo compatti e aggressivi come siamo sempre stati noi, questa partita ce la giocheremo. Poi il risultato è aperto, ma è aperto ogni tipo di risultato in ogni partita. Ma se saremo noi come sempre, e io ho molta fiducia. Noi la partita la giochiamo perché la squadra c'è, la squadra è in forma fisicamente e quindi siamo molto positivi per questa partita. Viero sta bene, è rientrato con la squadra. Gerbi è rientrato con la squadra, sta bene, anche se ancora non ha la condizione ottimale, ma è quasi pronto. Lasic ha un problema al flessore di piccola entità. Crediamo, speriamo, la settimana prossima di riaverlo. Abbiamo visto col Catanzaro, loro avevano un margine di vantaggio, noi avevamo un margine di vantaggio rispetto a loro, ma poi alla fine quello che fa la differenza sono le motivazioni, è la cattiveria e la mentalità che riesci a mettere in campo, anche se hai 2 giorni in meno di recupero, ma se hai una grande mentalità sopperisci a quel piccolo svantaggio, quindi non sono preoccupato assolutamente del fatto che noi abbiamo avuto 1 giorno in meno di recupero.